nel lavoro sulla famiglia inconcepibile che ho scritto per infanzia e adolescenza, dico sarebbe ora di capire che esistono buoni e cattivi genitori indipendentemente dalle connotazioni di genere e di orientamento che i genitori hanno. Parliamo di genitorialità e cerchiamo di capire di volta in volta se siamo di fronte a buoni o a cattivi genitori. Una tradizione ormai più che trentennale di ricerche, le prime più rudimentali, le ultime molto sofisticate, dimostrano come, così insomma, potremmo leggere anche da tutti i vari statement dell'American Psychiatric Association, dell'American Psychological Association, dell'American Academy of Pediatrics, tutti i risultati di queste ricerche dicono che i bambini che crescono in contesti di famiglie con genitori dello stesso sesso non presentano indicatori di difficoltà nella crescita, malessere dal punto di vista psicologico, limitazione nelle loro funzioni, sono come i bambini che crescono nelle famiglie eterogenitoriali e quindi possono crescere bene o possono crescere male. Un primo dato importante da dire, e questo implica anche una riflessione poi sulle preoccupazioni che alcuni possono avere nei confronti di queste famiglie, si tratta sempre di genitorialità a lungo cercate e desiderate e che nascono anche da un profondo scambio di progetto, di relazione, di scambio tra i due genitori. Capisco che molte persone possano rimanere colpite da questa realtà. Il grande passaggio è quello di passare dallo stupore alla curiosità e al tentativo, diciamo così, di riconoscimento anche empatico di una realtà che magari qualcuno sente come diversa e inconcepibile dal punto di vista psicologico, mentre più pericoloso è il passaggio dallo stupore all'avversione, alla contrarietà, all'ostilità. Questo è un modo anche di danneggiare non solo i genitori dello stesso sesso, ma anche i bambini, perché naturalmente si crea attorno a queste realtà uno stigma che va sotto il nome di minority stress, per dare un nome tecnico, quindi sostanzialmente tutte quelle condizioni di crescita, sviluppo e benessere psicologico e sociale danneggiate dall'esistenza di uno stigma che di solito è connesso a un pregiudizio.